Scusate, ho controllato che la filmatrice, che la, il cellulare mi filma per intero. Nome Pater, Figlio, Spirito Santo. Amen. Allora, questo video lo faccio per rispondere alla nostra cara amica Maria Gabriella Acquistapace. Siccome avevo promesso che avrei risposto, ma per iscritto. Ci sono molte cose da dire. Allora, mi domandi, Gabriella Acquistapace, che differenza c'è fra evangeli gnostici, apocrifi ed eretici e quali preferissi? Uno dei miei favoriti che sto rileggendo adesso è La cena segreta. Allora, tocca dire che in generale i vangeli apocrifi sono considerati quelli che sono falsi, cioè che non sono ritenute delle verità canoniche, riconosciute dalle chiese d'Oriente e d'Occidente. Quindi i Vangeli apocrifi possono anche essere quelli gnostici e quelli eretici, e i Vangeli eretici possono esserlo tutti, quelli non riconosciuti, gli gnostici e gli apocrifi. Però che è successo? Che come tu saprai, lo stesso Gesù Cristo non voleva fondare una nuova religione. Lui ha detto: non sono venuto a fondare una nuova religione. Infatti si vedeva più come riformatore della religione ebraica o giudaica. E finché lui era in vita non si è scritto nulla, perché il Verbo era vivente. Poi quando lui è morto, iniziarono i dissapori all'interno della prima comunità cristiana, quella che ancora vedeva in vita gli evangelisti e gli evangelici, che poi iniziarono a morire. Allora, dopo l'anno 100 d.C., già iniziarono a circolare dei testi. Questi testi passarono a chiamare Evangelion, Vangelo, Vangelion, perché è una parola di origine greca che significa novella, buona novella. Che succedeva? Che la gente non si accontentava con i precetti morali ed etici, voleva anche sapere della vita di Gesù, del, come diremmo noi oggigiorno, la vita, la morte, gli atti ed i miracoli di Gesù e dei suoi apostoli. Molti credono che cose come Novella 2000 sono invenzioni di oggi. Invece già all'epoca il gossip andava di moda. Allora, Saulo da Tarso sulla via a Damasco fu folgorato da un'intuizione. Innanzitutto si pentì di aver perseguitato i cristiani, ma poi vide nel cristianesimo un grande potenziale. Allora, che fece? Inventò il cattolicesimo. Cattolicesimo apostolico. Cattolico significa universale, quindi nelle sue intenzioni voleva universalizzare, internazionalizzare il cristianesimo, quindi fu un intento di globalizzazione. Ed è per questo che andò a Roma a fondare il cristianesimo cattolico, apostolico e romano. Fu la datazione alla cultura romana. Naturalmente, dopo aver fatto il peripleo, il viaggio intorno ai paesi del Mediterraneo, che si affacciano sul Mediterraneo, che si bagnano sul Mediterraneo, perché voleva diffonderlo in tutti i luoghi dell'impero romano, e poi andò nel cuore dell'impero romano, la propria urbe. Ma che è successo? Che già la buona novella, il Vangelo, si iniziava a diffondere anche ad opera di comunità di cristiani che molte volte non avevano erudizione, perché difficilmente erano dei dottori, dei sapienti. E molte volte erano dei schiavi, dei liberti o degli operai, della gente addirittura che sapeva scrivere male e quindi commetteva degli strafalcioni. Infatti, i testi apocrifi si dividono in due categorie. La prima, quella iniziale, che semplicemente dà dei dettagli sulla vita di Gesù, di Maria, di Giuseppe. E a volte si distinguono perché hanno dei tratti molto elementari, molto infantili, molto semplici,
molto rudi, sono come quelle statue intagliate in un ceppo di legno con un'accia, no? E dove che si riconosce la grande differenza? Beh, innanzitutto nella semplicità della narrazione. Per esempio, l'Evangelo di Maria, apocrifo, ci racconta come anche la madre di Maria fosse nata vergine, e c'è un altro Vangelo che addirittura ci dice come la nonna di Maria fosse nata vergine, e così via, in una catena senza fine. E poi i miracoli molte volte negli Evangeli apocrifi, nei primi Evangeli apocrifi, sono di una natura disarmante, perché sono gratuiti, sono addirittura volgari, non c'entrano nulla con la narrazione. Per esempio, non so, Gesù va nell'atelier del padre, che era falegname, e al padre gli mancano i chiodi, allora prende degli steli d'erba e li trasforma in chiodi, cioè dei miracoli di questo tipo che soltanto servono a peppare la narrazione, a renderla più saporita, ma non aggiungono nulla di teologico. E quindi sono, per esempio, non tutti sanno, ma negli Evangeli canonici non c'è scritto da nessuna parte che Gesù andò in cielo, che Gesù morì dopo 3 giorni e 3 notti e poi risuscitò. Tutte queste cose, in realtà, assieme al fatto che l'asinello e il bue riscaldavano la mangiatoia, che crebbe in un presepe, che nacque in un presepe o in una stalla, o in una caverna, o tutte queste cose sono contenute nei Vangeli apocrifi. Quindi all'inizio i Vangeli apocrifi non erano ritenuti blasfemi, ma erano una narrazione parallela che non era riconosciuta come sacra, ma gli si dava qualche merito perché faceva parte della cultura cristiana. Era servita a diffondere il cristianesimo, e i padri della Chiesa, delle varie ortodossie, cattolica, che poi ci sono stati molti cattolicesimi, non solo romano. Per esempio, la religione copta sarebbe una forma di cattolicesimo. Allora, i padri della Chiesa riconobbero in molti testi apocrifi una certa validità, ma come letteratura non sacra. Infatti, i dettagli sulla vita di Gesù, della Vergine Maria, di San Giuseppe e di molti santi sono passati alle tradizioni orali e alle ritualità cristiane, come per esempio fare il presepe, i dettagli del presepe, tutte queste cose. Non sono nei libri canonici, sono nei libri apocrifi. Allora, molti di quei libri apocrifi non sono stati ritenuti importanti dalle stesse comunità che le hanno prodotti. Infatti, il 90% dei testi risalenti a un periodo anteriore ai testi canonici o non si sono conservati, o ricordiamo che i testi canonici furono iniziati a essere elaborati 300-500 anni dopo, o 200-300 anni dopo, 400 anni dopo la morte di Gesù. Quindi i testi apocrifi, quelli la maggior parte che venivano trasmessi per trasmettere la buona novella, non furono considerati importanti e quindi non furono duplicati in altri documenti. Di loro si incontrano, se si incontrano, solo dei frammenti, a volte proprio delle molliche, oppure dei testi anche interi, ma che non stanno in buone condizioni. Non sono stati riprodotti molte volte da generazione a generazione. Addirittura si crede che siano esistiti 39 Vangeli apocrifi dei quali non ci sono più tracce. Allora, questi sono i testi apocrifi che non sono considerati blasfemi, che semplicemente riproducevano la buona novella in una forma schietta, elementare, senza molta erudizione. Però, che cos'è la gnosi? La gnosi era anche precristiana. In pratica, tutti i riti di iniziazione pagani, politeistici, monolatri, monoteistici,
Perché nell'antichità esisteva anche la monolatria, adorare un solo dio all'interno del politeismo, adorare molti dei, il politeismo, o adorarne più di uno, ma non tutti, la polilatria. Poi gli antichi romani avevano l'abitudine di adorare molti dei di molti culti differenti. Allora, l'ognosticismo soprattutto è di matrice egizia, per esempio la religione ermetica greca, il culto a Hermes, nasce in Egitto dal dio Thoth, il dio della sapienza. Allora l'eremitismo è di origine egizia. Il pantheon egizio politeistico ha influenzato la religione greco-romana ed anche del nord Europa. Tutti gli insegnamenti che gente incolta e senza studio non può comprendere. Ma naturalmente non è un insegnamento fine a se stesso, ma per raggiungere uno stato d'animo e di coscienza liberatrice. Allora, gli gnostici cristiani in pratica si ispirano al gnosticismo tardo alessandrino, che è una rimescolanza di ermetismo greco, culti romani, magari anche di origine dell'Asia Minore attraverso la Grecia, e l'ermetismo di Thoth d'Egitto. Quindi gli evangeli gnostici non ripropongono la vita di Gesù, ma hanno delle sentenze come l'Evangelo di Filippo, soprattutto, che c'è stato tramandato quasi integro, perché sono i famosi testi di Qumran scritti nel rame, quindi non si sono strafalciati. Sono delle vie iniziatiche per raggiungere la conoscenza di dove è il paradiso e di realizzare lo stato di cristicità. Però, tornando agli Evangeli apocrifi, e ci sono anche quegli evangeli che sono addirittura di periodo posteriore ai vangeli canonici, perché sono stati scritti fino a pressa poco al XIII secolo, anche se poi si continua a tramandarli sotto altre spoglie, e di quello ne parlerò in un altro video se potrò. Ma ecco, questo non so se è stato scritto fra l'XI e il XIII secolo, è uno degli ultimi evangeli apocrifi, ma anche eretici. Quando gli evangeli apocrifi iniziarono a essere eretici, con il chiaro intento, perché apocrifo è ritenuto non veritiero fra gli altri significati che può avere, adesso non me li ricordo, non me li sono trascritti, ma eretico è diverso: colui che crede una cosa diversa, o il libro che esprime un concetto totalmente diverso da quello accettato. Quindi eretico è già un evangelo che esprime una dottrina diversa. Gli evangeli apocrifi dell'inizio non volevano esprimere una dottrina diversa da quella cattolica, ma volevano annunciare la buona novella, e lo facevano a volte in una maniera torpe. Gli evangeli eretici, invece, che sono anche loro apocrifi perché non riconosciuti validi, sono quelli che vogliono trasmettere un messaggio totalmente diverso da quello della Chiesa ufficiale, da quello della Chiesa cattolica apostolica romana. Quindi gli evangeli apocrifi vanno contro la dottrina non soltanto della Chiesa apostolica cattolica romana, ma anche della Chiesa ortodossa d'Oriente, della Chiesa copta e di qualsiasi Chiesa cristiana si incontri vagamente allineata con quella di Roma. Addirittura vanno contro le dottrine delle Chiese riformate dal protestantesimo, quindi le chiese pentecostali, evangeliste. Forse molti vangeli eretici si incontrano un po' d'accordo con i testimoni di Geova, i mormoni e qualche evangelista o pentecostale, però addirittura loro si incontrano indietro con rispetto all'eresia. L'eresia proprio è un qualche cosa che rielabora la cristianità in una forma in cui nessun cristiano l'ha pensato. Quindi, che per esempio considera, come ho spiegato, della cena segreta, che Dio mandò Lucifero nell'inferno e poi ci fece una tregua di 7 giorni e 7 notti, durante la quale Lucifero ha creato l'universo, il cielo, la stella, il firmamento, la terra. Adamo ed Eva, in Adamo ed Eva scesero, non so, due potenze, due troni, due arconti, due angeli scacciati via,
dal cielo come Lucifero, e in pratica tutta la natura, per gli gnostici, per i manichei, per i catari, per gli albigensi, per altri eretici, è cattiva, e quindi non ci si può redimere nel mondo seguendo un'istituzione come quella cattolica, che era chiamata la grande meretrice di Babilonia, era chiamata la Chiesa cattolica apostolica romana del Medioevo. Sì, io ti consiglio di guardare il film Il nome della rosa, lì ci sarà molto. Non ho potuto leggere il libro Il nome della rosa perché probabilmente è meglio. Però, a differenza degli gnostici, dei manichei, dei bogomili, degli albi, forse degli albigesi, i catari, poi alla fine questa cena segreta, almeno di questo testo cataro, finisce bene, perché la possibilità di redenzione c'è e di liberazione. Invece, per i manichei e gli gnostici, il bene e il male si equivalgono, quindi la lotta fra bene e male è eterna. Invece, per i catari, bene e male non si equivalgono, alla fine Dio trionferà e ammazzerà, come dicono i testimoni di Geova, tutti quelli che non si sono convertiti. Per i cattolici invece le cose sono differenti, perché loro non sono esoterici, loro sono esoterici, per includere tutti, sono universalistici, sono cattolici. Allora loro dicono: con il sacramento della confessione tutti quelli che hanno peccato si possono redimere, e magari vanno o al purgatorio, che mi sembra Benedetto XVI, Papa Ratzinger, o Papa Francesco, Papa Bergoglio, hanno eliminato almeno ufficialmente, ufficiosamente, oppure vanno direttamente in paradiso se la confessione è molto forte, no? Ti danno l'indulto. E quindi il morto va in paradiso sul punto di morte se si confessa. E quindi i catari considerano che ci si può salvare, magari all'ultimo momento, con la loro non avevano l'estremunzione, l'avevano l'endura, un qualche cosa del genere, che digiunavano a volte fino alla morte. Quindi si può pensare che uno che sentisse di aver commesso un peccato capitale, un peccato grave, volesse espiare, magari c'aveva una certa età, si sentiva già sul punto di morte, digiunava fino alle estreme conseguenze. E quindi loro vedevano una possibilità salvifica, perché pensavano che il bene poteva sovrastare il male, che Dio era più forte del diavolo. Invece per gli gnostici e i manichei la lotta è eterna, quindi fino al giudizio universale non ci sarà possibilità salvifica. Quindi, come dire, qual è la differenza tra Vangeli gnostici, apocrifi e eretici? Innanzitutto, i Vangeli gnostici si distinguono perché più che altro non sono come gli altri Vangeli. Parlano di cose allegoriche, allusive, gnostiche, e quindi ermetiche. Bisogna avere una certa formazione intellettuale per poterle comprendere. Bisogna avere delle iniziazioni per poterli comprendere quello che dicono. E poi parlano molto di arconti, arcangeli, tutti i temi gnostici, che erano cari anche agli gnostici del Mediterraneo precristiani. I Vangeli gnostici sono anche loro considerati apocrifi, non veritieri come gli eretici, ma i Vangeli apocrifi iniziano a essere eretici quando già piantano la prospettiva di dottrine del tutto differenti da quelle cattoliche e da quelle cristiane in generale. Invece i testi apocrifi dei primi periodi magari sono stati considerati utili come letteratura secolare, non religiosa, perché soprattutto si occupavano del gossip, della vita di Gesù bambino, cioè quando Gesù era bambino, la sua infanzia, la sua adolescenza, la nonna di Gesù, la madre di Maria, che è nata vergine anche lei come la figlia, e magari come la nonna, il fratello di Gesù, il vicinato di Gesù, dove viveva Gesù, i miracoli che ha fatto da bambino, la vita quotidiana di Gesù. Quindi quello non è stato considerato sacrilego. Calcola da dove è stato tirato fuori il bue e l'asinello, i re magi,
il presepe, l'osteria, non so, per esempio l'uccisione, la strage degli innocenti e tutto il resto, dai Vangeli apocrifi dell'infanzia, eccetera, che non erano considerati eretici, ma semplice divulgazione non sacra. Molte volte i Vangeli apocrifi, i primi Vangeli apocrifi, che non si sono salvati molti perché non sono stati considerati importanti dalle comunità che li hanno prodotti, contengono brani dei Vangeli canonici. Quindi chi legge Vangeli apocrifi generalmente, a meno che non siano eretici, non corre nessun pericolo secondo la Chiesa cattolica. Invece i Vangeli apocrifi, che già sono eretici, già propongono una dottrina differente. Non voglio essere ridondante, dovrò fare degli studi perché io da giovane ho letto tutti questi libri. E tu mi domandi, cara Maria Gabriella, a questa pace, mi sono annotato il tuo nome perché sennò me lo scordo, quali testi ti piacciono di più? E mi piacciono i testi di tutte quelle comunità che hanno sofferto persecuzioni, che sono stati ingiustamente perseguiti dalle sante inquisizioni, che poi di sante non avevano nulla, perché uccidere una vita è profanare il sacro per me, e nessuna causa giustifica la tortura a morte. Guarda Il nome della rosa, guarda il film. Io purtroppo non ho letto il libro, leggi il libro Il nome della rosa per vedere che mancanza di santità ci avesse la tortura. La profanazione alla vita, che mancanza di senso del sacro. Allora, io ho letto tutto quello che era considerato eretico, gnostico e apocrifo, perché volevo comprendere il perché delle persone hanno rischiato la loro morte, la loro tortura, il loro supplizio, loro e dei loro cari, per cercare di difendere l'anima, perché loro credevano, quelli che sono morti sotto tortura, che stavano gli stava torturando un potere satanico, e che loro invece stavano dalla parte del giusto, della buona chiesa e di Dio, perché effettivamente i papi che ordinavano le inquisizioni in quel momento si comportavano in modo demoniaco. E non basta dire, come hanno fatto gli ultimi papi, che anche Giordano Bruno si è commesso un errore. No, perché quando dicono che è stato un errore o un peccato da parte della Chiesa, vogliono farci credere che in fondo stavano nel giusto, ma hanno sbagliato di metodo. Sono stati dei crimini, uccidere e torturare persone fino alla morte, fino al supplizio, e sono stati dei crimini, come veramente l'olocausto, cose di questo genere, la deportazione degli schiavi africani, lo sterminio dei popoli dell'America. La conquista dell'Oriente. L'Occidente ha sempre torturato anche per motivi religiosi. Poi, se lo fa l'ISIS, è un'altra cosa. Eppure l'iconoclastia è stata anche cristiana prima del Rinascimento, dove si è rivalutata l'arte pagana, l'arte dell'antica Roma, dell'antica Grecia, che non è potuta rinascere con vita propria, ma all'interno del cristianesimo. Ma di quello lo spiegherò in un altro video. Allora mi raccomando, diffondete questo video se volete una prosecuzione a questi temi. E quindi io starò sempre dalla parte dei più deboli. Speriamo di poter editare questo video a tempo per pubblicarlo in Premiere, perché verrà molto pesante. Spero di essere stato chiaro, Maria Gabriella, questa pace. E poi, se vuoi una continuazione a questo video, mi raccomando, diffondilo il più possibile, aiutami e io farò un seguito. Ciao. Spero di essere stato chiaro. Nomine Patris, Filius, Spiritus Sanctus, ergo te absolvo.